Ciao a tutti piantofili, benvenuti ad un nuovo video. Oggi parliamo di rinvasi. Perché parliamo di rinvasi? Perché i supermercati si stanno riempiendo di piante, i vivai sono ancora più pieni di piante, le piante in questo periodo ci regalano le loro fioriture e ci fanno venire ancora più voglia di averne. Vorrei fare questo video per tutti coloro che sono un po' insicuri e che magari non hanno grande esperienza con le piante o si stanno accingendo a comprare la loro prima pianta e si chiedono: ma come si fa a rinvasare correttamente una pianta? Qual è il terriccio giusto? Che terriccio scelgo? Va bene il terriccio universale oppure devo scegliere qualcosa di più specifico? Oggi con me, quindi gli ospiti del video di oggi, chiamiamoli, abbiamo questo bellissimo anthurium che vedete in questo vaso e un'altra pianta molto carina che ho comprato proprio oggi è questa scheflera. Guardate che bella che è. Prima cosa da scegliere è la dimensione del nuovo vaso. Non salite troppo con le misure, quindi probabilmente questo è esagerato. Cioè, se io mettessi questa pianta qui in questo vasone qui, forse la pianta farebbe un po' fatica. Per prima cosa perché a stabilirsi nel nuovo vaso ci metterebbe più tempo. Non sto ad entrare troppo nei tecnicismi. Questo vaso è di una dimensione perfetta. Notate anche la scelta, molto importante anche il materiale, possiamo scegliere la plastica o anche la terracotta. Io sono un fan della terracotta semplicemente perché mi piace molto l'aspetto che dà anche alle piante. Un aspetto molto materico, è estremamente tradizionale, molto bello sia all'interno che all'esterno. A me piace veramente tanto. L'unica controindicazione che c'è con la terracotta è che la terracotta è traspirante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che potrebbe aiutarci a far seccare la terra più velocemente, quindi aiutarci a combattere i ristagni idrici sul fondo del vaso, ma è anche un problema perché se la terra poi resta troppo a lungo asciutta, le radici che si trovano nella parte esterna del vaso tenderanno a seccarsi e morire. Quindi pro e contro da misurare. È chiaro che se vi ritenete persone che annaffiano in maniera abbondante le piante, il consiglio è sempre di andare sulla terracotta. Cominciamo subito estraendo la pianta dal vaso. Come si estrae la pianta? L'importante è riuscire ad aggrapparsi alla base del fusto, in questo caso, e prenderla in maniera salda. Con l'altra mano cosa faccio? Vado a prendere i lati col pollice il medio, in questo caso perché il vaso è piccolo, e spingo con l'indice sul fondo del vaso. In questo modo la pianta uscirà in maniera molto semplice. Guardate, tra l'altro vi invito a guardare questo apparato radicale. Guardate che meraviglia, è bellissimo. Le radici bianche vogliono dire che la pianta è molto molto sana e sono anche radici nuove, perché può capitare che le radici siano marroni e siano sane comunque, ma le radici bianche sono indice del fatto che hanno, sono tutte radici abbastanza giovani. Quindi rimuoviamo un po' della terra vecchia. E adesso cosa sto facendo? Sto andando a liberare un po' il panetto radicale, perché se io avessi lasciato le radici tutte compatte, tutte avvolte come erano prima, cosa sarebbe successo? Poteva succedere che in realtà la pianta si sentisse come se fosse ancora nel vaso. È una cosa incredibile, ma le piante per questo sono molto 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 intelligenti. E quindi quello che devo fare è sempre andare delicatamente a aprire un attimino le radici. In questo modo, anche senza togliere tutto il terriccio del panetto radicale, sono sicuro che la pianta andrà a cercare anche nuove zone da colonizzare con le proprie radici. La libero un po' anche perché molto spesso i terricci che vengono utilizzati nei vivai sono perfetti per l'ambiente del vivaio, quindi un ambiente molto luminoso e molto arieggiato, che non sempre rispecchia le condizioni che troviamo nelle nostre case. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che avere un terriccio con così pochi inerti, cioè gli inerti sono tipo i sassi o comunque la sabbia,
Quando ne abbiamo pochi vuol dire che questo terriccio resterà bagnato molto molto a lungo. Vi faccio vedere il terriccio che ho qui. Questo terriccio è un terriccio ricco di inerti, vedete? Se dovete ancora comprare il terriccio e vi chiedete quale dovete prendere, io vi consiglio, se non volete mischiarvelo voi, di prendere un terriccio per agrumi o per cactacee. Altrimenti potete mischiarvelo voi prendendo il terriccio universale e aggiungendoci la perlite o la pomice. Quindi cosa vado a fare? Ho già riempito questo vasino con un po' un fondo di terra. Vado ad aggiungerne un altro po', faccio questa operazione qua sopra, così evito di sporcare. Eccoci qua. E ora vado a ricoprire. Non andando ad annaffiare subito questa pianta, l'effetto che potrei avere è che nel momento in cui annaffio, la terra, diciamo, il livello del terriccio scenda, perché adesso ci sono tutte delle tasche d'aria qui dentro, nel terriccio che abbiamo aggiunto, che verranno liberate dall'acqua che scivola attraverso il vaso. Quindi quando facciamo questo, sempre meglio abbondare. Bene piantofili, ora la nostra scheflera variegata è pronta, la possiamo mettere dove vogliamo. Come vi dicevo prima, non l'annaffio subito. Quello che faremo quindi dopo una settimana è dare una bella annaffiata alla pianta. Ora piantofili, passiamo all'anturium. Vediamo anche in questo caso la condizione delle radici. Ecco qua, qui abbiamo un tipo di radice completamente diversa. Come vedete è una radice carnosa. Questo è proprio il motivo per cui vi volevo far vedere anche questa pianta. In questo caso è molto più facile liberare l'apparato radicale. Vedete, basta semplicemente toccare e infilare il dito. Questa cosa la potete fare anche con uno stuzzicadente. Io perché amo toccare la terra con le mani e quindi mi piace tantissimo così. Però se avete paura di sporcarvele, non c'è nulla di male e potete utilizzare lo strumento che preferite. Non dobbiamo rimuovere tutto, nonostante questo terriccio, come dicevo prima, i terricci delle piante che vengono direttamente dal vivaio non sono il massimo. Quindi, onde evitare ristagni idrici, sempre meglio liberare la pianta da questi terricci esageratamente compatti. Vedete, molto torbosi, molto molto assorbenti, che vanno benissimo sia per i vivai che per il trasporto di queste piante, perché pensate che queste piante viaggiano molto prima di arrivare al vivaio o dove devono. Il problema è che poi quando le portiamo a casa rischiamo veramente di annaffiarle quella volta in più che basta ad uccidere purtroppo la nostra nuova pianta. Quindi ecco, io direi di essere felice perché è rimasto un po' del terriccio originale, ci sono anche tante radici libere pronte per il loro nuovo terriccio. Ok, e ora che ho fatto di nuovo il mio fondino di terra, posso andare a inserire il nuovo terriccio. Allora, dal momento che questa volta abbiamo liberato molto le radici, dobbiamo assicurarci di due cose: che la terra entri bene negli interstizi che le radici hanno formato. Quindi dobbiamo sbattere sul fondo del vaso e questo farà sì che la terra riesca ad entrare in tutti gli interstizi della pianta. Bene piantofili, che dire, spero che questo video vi sia stato utile, spero che abbiate capito tutti i passaggi e in breve tutti i tecnicismi e le cose che sono importanti da sapere nel momento che si invasa. Intanto io e questa scheflera e l'anturium rosso vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!